Non serve a niente schiaffare online un video e darlo in pasto ad alunni e alunne. Il rischio è quello di trasferire online una didattica trasmissiva e passiva. Occorre costruire intorno al video un ambiente che sia comunicativamente ricco e dotato di strumenti per agire e interagire. Che cosa possiamo realizzare? Differenti tipologie di video didattici. Trailer, videoguide, tutorial, videomessaggi, videolezioni, videoquizzes e ancora racconti, documentari e così via. Per quali finalità? Per raccontare storie, ma anche spiegare, documentare eventi, discutere, commentare, verificare, valutare, coordinare attività e delucidare, illustrare, eccetera. Come realizzare i video didattici? Con la tecnica dello screencast, semplice, gratuita, alla portata di tutti e che consiste nel registrare quanto avviene sullo schermo del nostro computer e il nostro commento vocale. O con una delle tante applicazioni web o per dispositivi mobili che permettono di rendere interattivi i nostri video o quelli presenti sul web. Fine.